anche la Sardegna, siamo qui ad Elmas a portare la società ai nostri lavoratori dei parcheggi della società Sogae, sia per portare la solidarietà e anche per capire qual è lo stato della situazione, perché nuovi lavoratori perdono appunto il posto di lavoro in una società che comunque ha bilanci inizi. E quindi insieme al sindaco di comune di Elmas e insieme ai sindacati vorremmo testimoniare e dare la nostra solidarietà a questi nuovi lavoratori. Come altri abbiamo già chiesto di essere informati per avviare anche un sostegno concreto ai nuovi lavoratori, attraverso appunto anche quelle richieste ufficiali alla politica isolana e alla politica anche locale, perché non vengano presi nuovi posti di lavoro. Oggi il Consiglio Comunale di Elmas si riunisce qui di fronte all'aeroporto per contestare una decisione incomprensibile da parte della Sogaer di mandare a casa 9 lavoratori ausiliari della sosta in area aeroportuale. È una situazione incomprensibile. La società di gestione aeroportuale, la Sogaer, gestisce un aeroporto pubblico, quindi un bene pubblico, e lo fa attingendo a fondi che sono pubblici in maniera rilevante. Non riusciamo a capire perché, pur di fronte a una buona economicità di questa gestione, la Sogaer abbia assunto questa decisione. Chiediamo a tutti, soprattutto alla politica, di farsi carico di questo problema e di evitare che queste maestranze vadano a casa. Noi siamo dalla parte dei lavoratori, tutto il Consiglio Comunale è dalla parte di questi lavoratori e lotteremo fino all'ultimo giorno per impedire che questi lavoratori appunto rimangano a casa.